Radio Radicale, siamo con la giornalista e saggista Stefania Limiti per parlare di un saggio che sta uscendo in questi giorni, anzi l'ho già trovato in libreria, lo inquadro bene, dal titolo L'estate del golpe, 1973, l'attentato a Mariano Rumor, gladio i fascisti tra Piazza Fontana e il compromesso storico. Libro edito da Chiare Lettere, che ha già ospitato Stefania Limiti per altri saggi. Lei parla dell'estate del golpe in riferimento a un gravissimo attentato che avvenne il 17 maggio del 1973 alla Questura di Milano, quando un estremista, poi diremo di che estremista si tratta, lanciò una bomba durante una cerimonia di inaugurazione del busto del commissario Calabresi. Al termine di questa cerimonia, quando Rumor era andato via. Allora, questo, diciamo, estremista lanciò una bomba nella parte del marciapiede dove era assiepato un gruppo di persone, tra queste c'erano anche persone che erano lì in fila per ottenere il passaporto, come Gabriella Bortolon, ragazza di 23 anni che morì giovanissima pochi giorni prima di andare a Londra. Allora, che significato ha avuto quell'episodio che provocò la morte di quattro persone e soprattutto in che contesto avvenne, visto che lei parla dell'estate del golpe? Sì, dunque, è un episodio al quale mi sono interessata non solo perché quest'anno sono i 50 anni da quell'attentato, ma perché curiosamente è una vicenda decisamente non nascosta, ma di cui si è parlato sempre molto poco in questi anni. E io credo che si è parlato molto poco perché è stata la stessa DC a parlarne molto poco. Rumor nel 73 era ministro degli interni, ma Lui Rumor era il presidente del Consiglio durante la era strage. stato appunto stavo, era stato il presidente del Consiglio durante il dicembre del 69. Era un personaggio estremamente potente. Forse naturalmente ai più giovani oggi non vuol dire nulla, ma anche ai più maturi, diciamo, forse possono inquadrarlo come un personaggio non così di primo piano rispetto agli Andreotti, ai Fanfani e via dicendo. In realtà Rumor era stato un uomo della DC che aveva organizzato il sindacalismo cattolico all'interno delle ACLI e aveva lavorato nel territorio avendo un profondo legame con il territorio ed essendo diventato un uomo del partito estremamente importante. Nel 69 è presidente del Consiglio durante la vicenda delle vicende, diciamo, quindi la strage di Piazza Fontana, e è lui personalmente che può decidere in quei momenti, in quelle ore drammatiche, se dichiarare lo stato di emergenza nel paese oppure no. Rumor non lo fa. E i neofascisti responsabili della strage di Piazza Fontana gliene fanno una colpa diretta. E noi abbiamo diversi pentiti che parlano a proposito di questo e sembra proprio che Ordine Nuovo, gli uomini di Ordine Nuovo, abbiano, come dire, lo trattano come ne parlano come un traditore, come qualcuno che aveva detto una cosa e poi ne ha fatto un'altra. In realtà è ovvio che questo non può corrispondere alla realtà di un uomo, diciamo, che aveva connessioni profonde con il potere, anche con il potere in senso non decisamente nobile, ma decisamente Rumor era uno dei patri della, diciamo, della patria. E dunque questo era il contesto che mi si apriva di fronte quando io ho cominciato a lavorare un po' per capire come ricordare questo anniversario, il 50° della strage alla Questura e in che contesto, anche perché il silenzio davvero seguito all'attentato non è facile.
attentare alla vita di un uomo così importante come Rumor, che in quel momento è ministro degli interni, e quasi riuscirci, non è facile. E dunque, voglio dire, perché quel silenzio? La strage non andò a segno perché Rumor si salvò, ma ci furono delle vittime innocenti, dei civili morti perché erano lì, appunto, come lei ricordava, per chiedere un passaporto, altri perché erano dei testimoni della commemorazione del commissario Calabresi. Non furono spese parole. Quindi ecco, diciamo, il quadro è decisamente insolito. Senta, dalle carte di Mariano Rumor, io penso che Mariano Rumor ha un archivio, non so dove lo ha depositato alla fine del... Allora, una parte delle carte, la parte più consistente, è depositata al Senato della Repubblica, all'archivio. Esiste il fondo Rumor che io ho consultato e che ho riportato anche... Oh, copre anche il periodo della presidenza del Consiglio dell'attentato? Sì, sì. Oh, allora, lì... Poi altre carte, voglio solo aggiungere questo, stando al libro, alla biografia di due giornalisti veneti, Carruba e... non mi ricordo l'altro cognome, me ne scuso, che sono molto vicini a Rumor e hanno scritto in un libro una sua interessante biografia. In quel libro si sostiene che nel fondo, nelle carte di Rumor, ce n'è una parte che è segretata fino al 2040. Ora, tutto questo... Non sa quale parte? Purtroppo no. Tutto questo grande archivio è stato gestito da un sacerdote molto molto amico di Rumor, che è scomparso non molto tempo fa, quindi in realtà io non sono riuscita a capire in che modo... È un fondo consultabile online come quello di Bettino Craxi? No, assolutamente no. Assolutamente no, purtroppo. Oh. Da quelle carte lì non si evince nulla rispetto alla possibile richiesta dello stato di emergenza all'indomani della strage di Piazza Fontana? Molto poco, molto okay. Poco in realtà, quindi non ci sono chiarimenti. Allora, lei mi ha fatto un quadro, diciamo, abbastanza motivato di quello che doveva essere l'attentato a Rumor. Allora, se ricostruisco bene, Bertoli, dall'altra parte della strada, di rimpetto alla questura, lancerebbe una bomba a mano che va a finire sul selciato del marciapiede, che non esplode immediatamente. Credo che qualcuno che si trovava davanti alla questura dà un calcio a questa bomba, che poi successivamente esplode, uccidendo queste quattro persone. Allora, per come è stata fatta questa cosa, lei direbbe che è opera di un dilettante, cioè di un cane sciolto? E come ha ottenuto questo ordigno Bertoli? Arriva da Israele, lui era stato in Israele nei giorni precedenti, ed era così difficile trovare una bomba in Italia, una bomba a mano? No, in realtà la bomba è di fabbricazione israeliana sicuramente. Sicuramente è una bomba che è nella dotazione delle forze militari israeliane, ma non arriva da Israele, anche perché nonostante lui abbia tentato di farlo credere, insomma, non sarebbe stato facile viaggiare da Israele passando per Marsiglia, perché questo è il giro che lui fa, entrando in Italia portandosi dietro una bomba ad ananas. E quindi in realtà non è così. Lui è ospite in un kibbutz israeliano per circa un anno e mezzo, due. E dice che in quel periodo non esce mai da Israele, in realtà poi anche questa cosa sarà confutata, ma è confutato tutto il racconto che fa Bertoli. Bertoli, effettivamente, è chiaro che nella modalità in cui avviene tutto, e anche nel personaggio stesso, estremamente ambiguo, esaltato. Lui era stato un confidente della polizia, era stato un infiltrato nel PC, che faceva? Lui aveva bazzicato un po' tutti i mondi. Era stato tossicodipendente? Era stato tossicodipendente, soprattutto era alcolizzato, era un personaggio, diciamo, al limite, che
viene però a un certo punto della sua biografia, c'è una svolta quando lui va insieme ad un neofascista in una casa di recupero, dove viene gestito, viene preso sotto la grande ala di padre Enrico Zucca. Padre Enrico Zucca è una figura incredibilmente importante, che io avevo incontrato già al tempo della mia inchiesta sull'Anello della Repubblica, sul servizio segreto gestito da Alberto Titta, e io definii in quell'occasione Alberto Padre Zucca il cappellano dell'Anello. Era quello che aveva risolto il grande affare del salmone, come venne chiamato, cioè quando la salma di Mussolini venne trafugata. Siamo, non mi ricordo l'anno preciso, agli inizi degli anni 50, padre Zucca, che prima che venisse portato a Predappio. Esatto, padre Zucca, che è un po' un sacerdote, ma quindi si occupa di anime, ma non solo, è anche un po' spia, diciamo, in quel frangente ha proprio un ruolo di mediatore, diciamo così, quindi estremamente importante, e lo ritroviamo nel 69-70, quando Bertoli, che passa da un gruppo all'altro, frequenta anche gruppi anarchici, è al libro paga del SIFAR ed è, continua ad essere un informatore, anche se per un periodo smettono di pagarlo e c'è un'interruzione di questo rapporto, però continua ad essere comunque un informatore, anche se in quegli anni sostanzialmente questi personaggi sono un po' tutti poi al soldo delle forze dell'ordine, che infatti sapevano tutto di tutto, diciamo, quindi le attività di questo Bertoli. Ma la sua biografia ha una svolta quando lui a Padova entra dentro questa casa, diciamo, di recupero, ed è lì che entra in contatto con i neofascisti, ed è lì che, diciamo, si calma un po'. E da lì parte e va in Israele, e non sappiamo che cosa faccia nel periodo in cui va e viene da Israele, sta nel kibbutz, ma soprattutto sappiamo nel dettaglio come viene addestrato nell'appartamento, in un appartamento di Via Stella a Verona, da tutti gli uomini di ordine nuovo che lo prendono sotto la loro ala. E sanno benissimo che stanno puntando su una persona, diciamo, fragile dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico, però si comprende dalle loro conversazioni, che vengono riferite molto solidamente, diciamo, dai pentiti, che pur essendo Bertoli, certo, uno un po', insomma, diciamo, non del tutto inquadrabile come un soldato politico, come lo intendevano loro, tuttavia aveva una diciamo, caratteristica fondamentale, cioè avendo lui effettivamente frequentato ambienti anarchici, era davvero il personaggio più adatto da mandare, diciamo, in guerra, perché lui avrebbe rivendicato l'attentato come un attentato degli anarchici che volevano vendicarsi per la morte di Pino Pinelli. Ecco perché viene scelto quel momento, il 73, l'inaugurazione del busto del commissario Calabresi, che, come sappiamo, nel 69 era stato quello che aveva fatto la retata degli anarchici, e ancora siamo qui a chiederci: era nella stanza, non era nella stanza quel giorno? Hanno fatto un film recentemente dove non era nella stanza. Mai. Si vedeva in quel film. Non so se lo ricorda. Sì, me lo ricordo. Oh, ma senta, insomma, no, è molto dubbia questa cosa. In ogni caso. Quindi lei mette in dubbio la ricostruzione del film. Diciamo sì, che vabbè, non possiamo stabilirlo. Allora, senta, in ogni caso, per concludere, Bertoli, uomo fragile e diciamo, non
non esempio di equilibrio psichico, e in ogni caso da questo punto di vista era l'uomo perfetto, anche se fa fallire l'attentato, fallire lo dico sempre diciamo dal punto di vista politico, e ricordo che ci furono vittime innocenti del tutto e completamente strane diciamo al quadro. Beh, non ci sono mai anche le vittime colpevoli. Certo, e volevo dire persone, certo, che erano davvero passanti, certo, certo. Quindi e che è poi il senso della strage, quella di colpire. Allora, lui rischia il linciaggio? Ma lui viene subito individuato, in realtà rischia il linciaggio, ma in ogni caso questo non avvengono, sì, scene. Allora, nel libro perché parla dell'estate del golpe? Perché dopo quello che era successo nel 1971... 70, cioè, il mancato colpo dell'Immacolata, sì. Qui ci troviamo. Ma esattamente, diciamo, in questo frangente, il 73. Cioè, nel 71 venne fuori la notizia. Certo, nel marzo del 71, Paese Sera parlò. Ma è interessante questo scorcio del 73, perché si può ricostruire attraverso soprattutto il famoso rapporto La Bruna, che era il capitano stretto collaboratore di Gianadelio Maletti, ma anche da molte altre fonti, la riorganizzazione dei gruppi fascisti dopo la diaspora seguita al fallimento del golpe borghese. E lì si capisce come questi sono piuttosto incerti e soprattutto privi di un capo. Borghese era, diciamo, un militare, un uomo a cui veniva riconosciuta l'aura del comandante. Ma lui era ancora vivo, era scappato dall'Italia, era ancora vivo. Lui era ancora vivo, ma il fallimento in realtà del golpe dell'Immacolata è chiaro che dà un colpo mortale alla sua credibilità, ma soprattutto un colpo mortale all'organizzazione del suo fronte nazionale, che si disperde. Quindi all'inizio Dante Ciabatti è il suo, diciamo, referente, l'uomo a cui viene dato il compito di riorganizzare il fronte, ma insomma Ciabatti non è in grado, e subentra l'avvocato De Marchi, che è uno degli uomini chiave di tutto questo ambiente neofascista, che guarda al golpe ma è, diciamo, estremamente impreparato a realizzare un colpo. Che cosa ha dalla sua? Ha dei solidi legami con gruppi paramilitari, Ordine Nuovo, e con uomini dello Stato che sono all'interno dei servizi, che parlano con loro, li incoraggiano, partecipano alle loro riunioni. Guardate che questo scorcio del 73, gli uomini che agiscono, alcuni un po' naif, molti anche molto fifoni, perché poi in realtà viene fuori tutto, perché alcuni partecipanti si mettono paura e parlano. Cioè, lo scandalo della Rosa dei Venti viene fuori perché sono gli aderenti stessi al progetto che si mettono paura. Però gli uomini che girano intorno a questo organismo, che era sostanzialmente un dispositivo militare estremamente pericoloso, che è guidato da ufficiali dei servizi delle forze armate, e all'interno c'è un uomo come Nardella, che era stato un uomo molto importante all'interno dell'ufficio guerra psicologica. Cioè, siamo nel cuore dei dispositivi della guerra non convenzionale. Allora, la vicenda processuale di Bertoli a che cosa porta? Ci fu una prima inchiesta che portò alla condanna di Bertoli stesso. Dopodiché, ergastolo, immagino. Certamente. E dopodiché la vicenda fu molto travagliata, perché la ricostruzione che venne fatta successivamente, e che mise in evidenza la partecipazione e la corresponsabilità di molti altri uomini tra Ordine Nuovo
e SID, e il servizio di sicurezza, in realtà non riuscì a provare fino in fondo le responsabilità penali, per cui andarono tutti assolti. Poi quindi Bertoli è stato accertato giudiziariamente? Assolutamente, ed è l'unico responsabile giudiziario. Poi nella metà degli anni 90, nell'ambito delle indagini fatte a Milano sulla versione nera e sulle connessioni con la strage di Piazza Fontana, emersero due pentiti del mondo nero, Martino Siciliano e Carlo Di Giglio, che hanno ridescritto e hanno consentito di definire un quadro sufficientemente chiaro del contesto e delle motivazioni e delle corresponsabilità, anche se dal punto di vista giudiziario. La cosa che mi ha incuriosito nel titolo è il compromesso. Lei cita nella quarta riga del, diciamo, io lo chiamo catenaccio del titolo, il compromesso storico. Allora, può un fatto del genere, diciamo, aver influenzato anche una fase? No, non è questo assolutamente il senso. Quello che accade, e io mi fermo al 73 e cerco di capire quello che succede di lì nei mesi successivi, ai primi del 74, è che a mio giudizio nell'ambito della DC, che è davvero il punto di osservazione più importante, perché cosa succede nella DC? Il 73, l'attentato al rumor, mette in moto dei meccanismi che portano la DC da una parte anziché dall'altra. Cioè, per la Democrazia Cristiana quegli anni sono estremamente tormentati, perché finito il centrismo, quindi la grande bonaccia degli anni 50, finito il centro-sinistra con esiti non del tutto affatto entusiasmanti, e la Democrazia Cristiana si trova, diciamo, a coprire un quadro politico con una forza che non è in grado di metterla al centro come partito baricentro, quindi è, diciamo, costretta a spostarsi a destra e a sinistra. E dal 1969, dal dicembre, fino a quando torna in carica Moro, nel novembre del 74, la DC è come un pendolo che oscilla da una parte e dall'altra. Quando avviene l'attentato al rumor, e io credo che sia soprattutto un uomo importante come Taviani che ha un ruolo importante, perché lui capisce che all'interno delle organizzazioni di sicurezza, quindi della Gladio, che Taviani conosce bene perché l'aveva fondata lui, era lui il padre di Gladio, e si accorge che lì le cose erano andate un po' diversamente da come forse lui stesso se l'era immaginato. Si accorge che lo Stato è infiltrato di neofascisti che hanno, diciamo, in testa cose piuttosto pericolose, e l'attentato al rumor viene visto come un avviso anche agli uomini della DC. Infatti c'è un uomo della DC che purtroppo non ha voluto comparire e ha chiesto l'anonimato, ma che ricorda perfettamente che dopo l'attentato al rumor nella DC c'era il caos e anche un certo panico. Sì. A proposito di questo, la parabola discendente, ultima domanda, la parabola discendente di rumor comincia dopo quell'attentato, perché poi progressivamente rumor ha avuto sì un peso nella storia della Democrazia Cristiana, però è uscito fuori dal giro importante della DC. Ma sì, in realtà Non credo che sia stato più presidente del Consiglio dopo allora. No, ma è un po' è cominciata la parabola discendente. Anche un po' il suo tempo, diciamo, perché lui si ritiene, lo dice proprio, lo scrive, si ritiene tra i padri del centro-sinistra, come lo erano stati Moro e Fanfani sostanzialmente. Cioè lui pensa di aver fatto un grande lavoro
anche se poi aderisce al governo Andreotti, che nel 72 è un tentativo di spostare a destra la Democrazia Cristiana. E ritorna al centrismo, cioè, quella fu una fase, certo, una fase di stand-by. Perché Andreotti non ce la fece, perché in realtà non era in grado la DC di affrontare le piazze, l'inflazione, le richieste dei sindacati. Senti, in quel momento il governo stava in crisi? Era prossimo alla crisi? Ma sono quegli anni di grandi crisi dei governi, di grandissimissima instabilità. E quindi in realtà questa vicenda, il 73, l'attentato, mette in moto all'interno della Democrazia Cristiana un meccanismo interno per cui si sposta a sinistra. E questo periodo troverà, diciamo così, un suo punto di stabilità con il ritorno di Moro e con l'avvio di una nuova fase che poi porterà al compromesso storico. Ma in quel momento, cioè tra il 69 e il 74, in realtà se si vanno a vedere le vicende della Democrazia Cristiana, la DC avrebbe potuto prendere una strada completamente opposta e Moro poteva uscire. Beh, quel governo era l'ipotesi di una strada opposta. Certo, assolutamente sì. Quindi in questo senso, diciamo, delineo un percorso della DC, perché il libro è basato su tre parti fondamentali. La prima è quella in cui al centro è Bertoli, quindi il manovale, l'esecutore. Nella seconda è Spiazzi, Amos Spiazzi, che è un capitano dell'esercito, uomo del SID, estremamente importante, che è l'uomo, diciamo, il legame, il ponte tra le forze armate e gli ordinovisti. Certo. E nella terza parte il protagonista è Rumor, e lì cerco di affrontare e di capire che cosa succede nella DC e che cosa ha significato tutta quella fase lì. Va bene, grazie, grazie a Stefania Limiti, autrice dell'Estate del Golpe, 1973, l'attentato a Mariano Rumor, Gladio, i fascisti, tra Piazza Fontana e il compromesso storico, libro edito da Chiare Lettere. Ringrazio l'autrice. Grazie tante a voi.